Vamos a ver entonces esta clase, pero es la nueva, 34. Vamos a hablar, acabamos la, alguna de esta cosa de la, del ejercicio, porque la otra vez no hemos acabado, y después vamos a ver el subjuntivo que tenemos que hacerlo, por lo menos un poquito. Ecco. Allora, ecco, dove eravamo arrivati? Voi vi ricordate, non vi ricordo il numero. Mi sembra che avevamo... Io ho saltato un po' di lezioni, quindi non te lo ricordo, non so niente. Qualcuno che c'era l'altra volta, vi ricordate? Mi sembra forse eravamo arrivati alla 9? No. Il 10? Il 10, vero? Dobbiamo fare il 10? Sì. Può essere? Sì. Okay. Vai Adriano, allora iniziamo da te, fai 10, 11 e 12. Dobbiamo mettere, allora, vedi, leggiamo per chi non c'era anche l'altra volta per ricordarci, completa con algo, alguien, alguno, 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 alguno. Vi ricordate, allora, algo es para las cosas, ok? Cosa. Quindi qualcosa, ok? Da sopra son para las personas, casi sempre, no? Para las personas. Mm. La differenza entre algunos y alguien, alguno, vabbè, alguien, qual è? Non è che mettiamo alguno, alguno, sa, o mettiamo alguien? Vi ricordate? Aggettivo, pronome? Sì, ma nel senso di alguien lo mettiamo quando è una cosa un pochino più indefinita, ok? Mm-hmm. Che non sappiamo bene. Hai alguien che può essere questa pratica, mm-hmm, di piscina, ok? Scusa, ma tu dici alguien, non, qui io leggo algo, algulen, alguien, se dice alguien, perché vi ricordate, la G, dopo la, se c'è dopo la U e la I soprattutto, diventano come una H, quindi alguien, fai finta che c'è una H, quindi alguien, okay. Sì. Ok. Quindi alguien è più indefinito, mentre invece alguno, comunque, tipo alguno de mis amigos, ok? C'è comunque una categoria mio più specifica rispetto a una determinata cosa, ok? Ok. Ok, vamos, vamos siguiendo, entonces, vai Adriano, quindi, le pare male. Allora, alguien le parece malo, cioè, a qualcuno le parece malo. Algo sembra cattivo, sì, non lo so se possiamo anche mettere in realtà algo, perché non sappiamo se è appunto una persona o una cosa. Una cosa. Quindi potrebbe anche andare bene algo. Algo le parece malo. Qualcosa gli sembra cattivo. Ok, e algo quindi... le parece malo. Buscas a... qui non lo sappiamo, possiamo mettere alguien. Secondo me alguien, perché appunto non sappiamo, bravo, non sappiamo, quindi buscas alguien, cerchi qualcuno? Non sappiamo se è qualcuno dei tuoi amici, dei fratelli, cioè non sappiamo niente, quindi in generale, quindi mettiamo alguien, ok? Sì, meno informazione abbiamo, più mettiamo alguien, ok? Scusa Federica, invece algún? Algún si mette davanti ai nomi maschili singolari, cioè si taglia alguno, invece di alguno, algún. Ah, ok, maschili, scusa. Ma sia per persone che per cose? Sì, aspetta, sto pensando a un esempio, algún ratto, algún, pensando, secondo me sì, detta bruciapelo così, però devo ragionarci, mm-hmm, ok, questa cosa. Va bene, vai. Non potrebbe essere cerchi qualcosa anche? Buscas algo? Sì. No, però sai cosa? Perché qua c'è la A davanti. Quando c'è la A davanti, buscas una persona. Buscas alguien. Se no, uh-huh, uno direbbe buscas algo? Senza A. Okay. Cerchi qualcosa, buscas algo? Grazie. Nada. Sì. Ok, quindi qua, sabes? Algo de Maria? Bravissimo. Sai qualcosa di Maria? Sì. Muy bien, bravo Adriano. Vai Antonella, fai le altre tre. Oddio. Vai, tranquilla. Perché, perché appunto non c'è, non è sempre. Allora, vai, tranquilla. Sabes, cos'è che ha fatto lui, scusa? Lui ha fatto la 12, la 12. La 12, quindi de mis amigos juegan al tennis. Algunos de mis amigos juegan al tennis. Se alcuni dei miei amici giocano a tennis, visto che ci sono gli amici, sappiamo che comunque certo, è qualcosa di un cosa di più definito. Brava.
Invece qui alguien mi ha rubato il bolso. Cristiano, sappiamo chi, no? Un ladro, ok, però alguien, qualcuno mi ha rubato la borsa. Tienes dinero? Sì, tengo algo. Algo, c'ho qualcosa, bravissima. Muy bien, vedi, brava. Brava Antonella, okay, vai grazie. Enrico, fai le ultime tre. Algunas de mis amigas viven en el extranjero. ¿Tienes muchos libros? Sí, tengo algo. Visto che, scusami Enrico, ti interrompo. Visto che abbiamo parlato di libri, quindi è qualcosa di... Tengo alcun libro. E allora mettiamo alcuni, bravissimo. Perché appunto, sì, ne ho alcuni. Okay? Anche in italiano diremmo così, no? Ne ho alcuni, non qualcuno. Ne ho alcuni. Ok, molto bene. Disculpe, la 16 cos'era? Non ho capito. La 16. Tienes muchos libros? Sì, no. Tengo algunos. Ok. Ok. Mm-hmm. Eso es algo que no puedo entender. Bravissimo. Okay. Questo è qualcosa che non posso capire, perché non sappiamo che cosa è, ovviamente, quindi è molto generale. Muy bien, bravi. No, questo secondo me è abbastanza chiaro tutto. Todo bien? Sì. Poi comunque, Antonella, riguardati le slide prima, ci sono arrivate? Così cioè, viene la differenza, anche spiegato meglio, tra algo, alguien, alguno, c'è scritto tutto bene, ok? Così almeno ce lo ripassiamo tutti insieme. Muy bien, ok. Ah, qua, allora, andiamo avanti con il nostro cuento della selva, no? La otra vez hemos leído el cuento del siervo y de la gutí, ¿se acuerdan, no? Ahora vamos a leer un trocito, un pezzettino, ovviamente non tutto perché è lunga questa parte, il resto potete leggere voi, ovviamente, che si chiama Anaconda. Vai, Fiorella! Anaconda, in una notte oscura e tempestuosa, cruzada una grande e ermosa vibora della cruz, avanzava por un sendero del monte, la Yarará iba de casa. 4 horas habían pasado ya, sin encontrar un animal de que hacer presa, cuando yo fuertes pisadas. Un instante después, un hombre pasaba a su lado y se alejaba sin que la víbora hubiera vuelto en sí de su sorpresa. Un hombre. Preciso es concebir por un momento las ideas de un animal salvaje y particularmente las de una víbora, para apreciar lo que esta palabra hombre significaba para los habitantes de la selva. Dai, Fiorella, fermati qua, vai, traduciamo tutto. Era una notte scura e tempestuosa. Brava. Cruzada. Cruzada è il nome. Il nome, una grande e... una grande e piacevole. Vibora? Che cos'è vibora? Non lo so. Vipera. Guardate l'immagine, bravissima, vipera. Ermosa, come lo traduci? Bella. Sì, ermosa bella. Vipera della... Avanzava per un sentiero del monte. Bravissima. La sembrava essere di casa. Iba de casa, sembrava, diciamo, che andava per caccia, per cacciare, di caccia, no? Letteralmente, de casa. E Yarará cosa vuol dire? Yarará, sapete che sto pensandoci? Qualcuno lo sa? Perché sapete, non lo so. Penso che sia un termine che vuol dire sempre vipera, no? Come? Secondo me si riferisce a come cruzada. Come se fosse un nome o qualcosa del genere. Anche secondo me, o è un altro termine che non conosco per dire sempre vipera, per dire sempre serpente. Non l'ho mai sentito. Anche io mi faccio fatica.
Prova a cercarlo intanto che continuiamo. Okay. Vediamo se lo trovo. Nel dizionario. Bravo, scusami. Yarara è una grossa vipera. Ah, ok, allora è giusto, ok, allora è un termine per dire sempre vipera, perfetto, grazie. Sì, grossa grazie. Vipera. Ah, vipera. Vipera, comunque allora Yarara vuol dire sempre vipera. Quattro ore erano passate già senza incontrare un animale di che fare presa, di che da prendere. Brava, da prendere, no? Perché lei la sta vipera qua vuole cacciare, no? Quando vide non vide ma udì, senti. No? Io udì. Delle forti, cosa sono le pisadas? Allora, pisadas vuol dire sia orme, però in questo caso è tipo passi, no? Sente qualcosa che orme. Si muove, no? Sì. Quando udì dei forti passi, un istante dopo un uomo passava del suo lato e si vuol dire allontanarsi, si allontanava, no? La vipera. Cosa hai detto? Vipera. Sì, no, giusto, Fiorella, senza che la vipera. Senza che la vipera. mamma mia, faccio una. Senza che la vipera avesse. Avesse fatto una sorpresa. Fosse tornata in sé, vi ricordate? Quindi fosse tornata in sé da questa sorpresa, perché si è un po' spaventata, dice ma cos'è questa cosa qua? E infatti quindi, dice... Scusa, ubiera vuol dire tornare? No, allora, vuelto è il passato, come si dice, il participio passato di volver, che è tornare, ok. Era è il passato invece del verbo aver, che vi ricordate non vuol dire avere, ma in realtà lo usiamo per fare ok? Quindi ubiera, vuelto, in questo caso non lo traduciamo però con essere, quindi fosse, diciamo, tornata, perché tornata. Non diciamo aver tornato, ok? Vai, invece lo usano a bere. Vai, scusami, vai, Fiorella. Un ombre, dice, un ombre, un uomo. Un uomo. Quindi, preciso, vi ricordate cosa voleva dire? Preciso è... Necessario, no? Necessario, doveroso, no? Concepire? Concepire per un momento le idee di un animale... selvatico e particolarmente quelle di una vipera. Brava. Per apprezzare questa parola ombre significava per gli abitanti della selva. Bravissima, selva, foresta, vi ricordate? Foresta, selva, sì. L'Amazzonia si dice anche selva, ok? Muy bien, brava Fiorella, vai Gianni. Hasta ese instante, la región de bosque que habitaban Cruzada y sus compañeras había sido virgen. Es decir, que el hombre no había ido todavía a vivir en ella. Desde el momento en que él se instalaba allí, un terrible peligro se cernía sobre los animales salvajes. Fino a quel momento, la regione della selva che abitava Cruzada e le sue compagne era rimasta vergine,
è a dire che l'uomo non era stato ancora, non era ancora andato a vivere in quella. Da quel momento, cioè da quando si installava lì, un terribile pericolo si praticamente sovrastava gli animali selvatici. Bravo, aleggiava anche, no? Diciamo, sì, questo pericolo, diciamo, sopra. Iniziava un po' a serpeggiare, no? Tra gli animali, sì, selvaggi. Sì. Esatto. Muy bien, bravissimo. Peligro, Mario. Non ho capito cosa vuol dire. Peligro, pericolo. Ah, pericolo. Terribile pericolo, giustamente, dicono per gli animali, no? Disculpe, Federica, la parola sernia. Sernia vuol dire tipo aleggiare, serpeggiare. Incombere. Insomma, anche incombere. Sovrastare. Scusami, non ho capito. Incombere. Anche incombere, bravo. Insomma, questa cosa qua. Che diciamo che c'era questo pericolo che, diciamo, appunto aleggiava attorno agli animali. Muy bien, muy bien. Andiamo avanti. Vai, Lucia, leggici fino a distintos. O a Sian, dai, ti facciamo metà per uno. Fai fino a Sian, poi l'altro facciamo qua. Vai. Las serpientes eran, sin embargo, las que más deberían sufrir, en razón de la eterna y sangrienta enemistad que reina entre hombres y víboras. El peligro era gravísimo. A la noche siguiente, las víboras, avisadas con toda urgencia por Cruzada, se reunían en una caverna a deliberar. Cambiaronse 100 opiniones y se trazaron 10 planes de campaña distintos. Pero triunfó el parecer de Cruzada, quien dijo que nada podía hacerse sin averiguar antes cuánto eran los hombres, donde vivían y qué hacían. Bravissima, vai. I serpenti erano senza dubbio quelli che di più dovevano soffrire in ragione dell'eterna e sanguinosa lotta che regna tra gli uomini e i serpenti. Da più che lotta, enemistà è il contrario di amistad, no? Amistad è amicizia. In amicizia. In amicizia, no? Che regna tra gli uomini e i serpenti. Il pericolo era gravissimo. La notte seguente le vipere, avvisate con tutta urgenza da Cruzada, si riunirono in una caverna per decidere. Cambiarono 100 opinioni e si si organizzarono 10 piani di campagna distinti, insomma pensarono a 10 piani distinti di guerra, non so, di guerra. Sì, tracciarono, no? tracciarono 10 piani di campagna distinti, cioè diversi, mm-hmm, senso appunto di per capire come, sì, affrontare questo pericolo dell'uomo, no? Ma trionfò il parere di Cruzada, che disse che niente poteva fare, poteva succedere. Scusa, mi sono andata avanti per sbaglio. Aspetta. Mm-hmm. Ok. Stiamo dicendo senza, brava. Sì, no, niente si poteva fare, no? Niente si poteva fare. Lei, niente si poteva fare prima di che cosa? Senza, anzi dice senza, sin. Averiguar ante quanto... verificare, scoprire, capire, insomma, no? Quanti erano gli uomini, dove prima vivevano? Quanti, giusto, scoprire quindi prima quanti erano gli uomini, bravissima. Dove vivevano e che facevano? Muy bien, bravissima Lucia, bravissima. Hola Carmen, ho visto che è arrivata la Carmen. È arrivato qualcun altro? No.
Federica? Sì. Enemistad, cosa vuol dire enemistad? In amicizia. Cioè nel senso, non so come si dice in italiano. In amicizia. Ho capito, grazie. Amistad. Amistad e amicizia. Ok, grazie. Ma, disculpe, Federica. Sì, mi Adriano. Ma Crusada è l'uomo dell'ombre? No, è il nome della vipera. Disculpe. Ok, vai Luciana. Finiamo allora la pagina. Allora, Crusada se ofreció a ir esa misma tarde a explorar el terreno para trazar después, de acuerdo con lo que viera, un plan de guerra contra sus enemigos. Fue otra vez aceptada la proposición de Crusada, cosa no extraña si se consideran la inteligencia y el valor de esta gran Yarará. Crusada acababa de resolver el sacrificio de su vida, ofreciéndose a ir en pleno día al encuentro de los hombres y a ser muerta, como era lo más probable. Traduco. Crusada si offrì di andare essa stessa più tardi a esplorare il terreno. Ferma lì. Non più tardi, ma tarde, che chiede sia tarde? Notte. Pomeriggio, ok, vi ricordate, buenas tardes, ok. Quindi lei dice che Crusada si offrì ad andare quello stesso pomeriggio. Okay. A esplorare il terreno per trasarlo, lo sé. Tracciare, bravissimo. Tracciare, seguire, no? Per tracciare dopo, in accordo con quello che avesse visto, brava, un piano di guerra contro i suoi nemici. Bravissimo. Fu un'altra volta accettata la proposta di Crusada, cosa non strana se si considerano l'intelligenza e il valore di questa grande Yarará, la vipera. Crusada acababa de resolver, era in procinto di risolvere? Sì, brava, sì. Col sacrificio della sua vita. La sua vita, certo. Offrendosi di andare in pieno giorno all'incontro con gli uomini e a essere morta, come era molto probabile. Certo, era la cosa più probabile, no? Perché vabbè, di giorno, se avesse incontrato qualche essere umano, era molto probabile che venisse uccisa, no? Muy bien, bravissime. Vi è sembrato difficile questa anaconda? No. Algunas palabras, però in generale, no? Para mí este texto es un poquito más fácil dell'altro, della Gucci e il siervo. Me parece, però dale, sta bien, muy bien, bravissimi tutti. Posso fare una considerazione? Claro, dimmi. In effetti, abbiamo tradotto subito vipera. In realtà tutto il racconto è incentrato sui serpenti in generale. Certo. E poi un'altra considerazione è che Crusada, scritto con la C maiuscola, potrebbe anche significare crociata, un po' a significare quello che effettivamente i serpenti volevano fare nei confronti degli uomini. Claro, sì, muy bien, es la verdad, para mí es igual. Sì, bravo, bella considerazione, concordo, e sto d'accordo. Scusate, Federica, una duda, sangrienta, sì, vuol dire sanguinosa? Sangrienta vuol dire proprio sanguinosa. Sangrienta, sì. Una guerra vera. Un'altra cosa. Un'altra cosa, ma cosa fuma questo? No, non lo so. Ah, è l'ombre che scrivió este cuento, non lo so. Sì. Non lo so. Però tiene fantasia. le gusta las víboras, sì, las víboras. Muy bien. Ok, allora, vamos a ver, perché ci mancava praticamente solo questo come verbo, ho detto non possiamo finire il corso di quest'anno senza aver fatto il mitico subcontivo. Tempo verbale ostico anche noi italiani, quindi andiamo a vedere che cos'è e poi andiamo a vedere come si forma. Ovviamente facciamo solo l'indicativo presente, non stiamo a impazzire. Eravamo arrivata a Luciana, quindi vai Rossana,
Allora, los tiempos del subjuntivo en español. El subjuntivo es el modo de la irrealidad. El subjuntivo indica en español que el orador se refiere a un escenario imaginario, el cual puede ser presente, pasado o futuro. El presente de subjuntivo. El presente de subjuntivo se puede referir tanto al presente como al futuro. Se utiliza en oraciones subordinadas después de ciertas expresiones para manifestar probabilidad o diversos sentimientos como sorpresa, asombro, agrado, alegría, eccetera, eccetera. Allora, i tempi del congiuntivo in spagnolo. Il congiuntivo è il modo della irrealità. Sì, irrealità. Il congiuntivo indica in spagnolo che un oratore, quello che sta parlando, sì, giusto? Sì, sì, assolutamente. Si riferisce a uno scenario immaginario, il quale può essere presente, passato o futuro. Molto bene. Il presente del congiuntivo si può riferire tanto al presente come al futuro. Si utilizza in frasi subordinate dopo di certe espressioni per manifestare probabilità o diversi sentimenti come sorpresa, asombro, non mi ricordo che cosa significa. No. Meraviglia. Stupendo. Meraviglia. Allegria e aggrado, non mi ricordo che cosa sia. Aggrado tipo apprezzamento, no? Come si dice? Per cui sorpresa, meraviglia, aggrado, ripeti, scusa. Gradimento. Gradimento, bravo. Ok. Insomma, apprezzamento. Okay. Allegria. Ok, molto, molto bene, brava. Vamos adelante. Eccolo qua. Oh, come si forma il presente subjuntivo. Vai, Sandra. Sandra, hai già parlato? No, non hai parlato. Ok, vai. Eccomi. Vai. Allora, presente del subjuntivo. Deseos. Recuerda. Io cante. Io beba, io vivo. Cosa faccio? Lo dico... Vai, no, leggi tutte, cante, scrive. Okay. Poi queste cose ovviamente dobbiamo studiarle. Io cante. Tu cantes, él, ella, usted cante, nosotros, nosotras cantemos, nosotras cantéis, ellos, ellas, ustedes canten. Muy bien, dice il verbo R. Io beba, tu bebas, él beba. Nosotros bebamos, nosotros bebáis, ellos beban. Yo viva, tú vivas, él viva, nosotros vivamos, vosotros viváis, ellos beban. Quindi, di base, los regulares, ok, los verbos regulares, quando acaban con AR, quindi cantar, per l'esempio, no? Diventa cante, cante, se. Se invece finiscono con ER come beber o IR come vivir, se ha se sì, no? Beba, bebas, beba, bebemos, beba. Ok, tutto così. Ok, okay, vai. Sujeto, mas? Qua dice gli esempi, no? Quando è che si usa, no? Ok, dice sujeto 1. Mas presente simple, normale. Mas che, mas su meno mi viene, subjunto dos, mas presente del subjuntivo. Io quiero che tu, per esempio, io quiero che tu comas en mi casa. Comas en mi casa. Comas in casa. Ti chiedo. Quindi, cosa vuol dire? Scusami, traducimelo subito, Sandra, così capiamo. Ti chiedo di mangiare. No.
no, fermati lì. Querer, desider. Ricordate cos'è, non è chiedere, ma è volere. Okay. Volere. Ah, voglio che tu mangi. Sì. Che tu mangi a casa mia. Che tu mangi sì. a casa mia. Ok. Dos. Ojalá. Cos'è ojalá? Ah, sujeto vuol dire soggetto, eh? Non so se l'avete capito. Ah, ok, il soggetto più presente. Questo è il soggetto, no? Ok. Ok. Più quindi, ojalá, cosa vuol dire? Ojalá. Magari, magari. Magari, bravissimo. Ah. Ojalá, magari. Ojalá è proprio ojalá. Ojalá. Magari, magari, ci piace questa cosa, ok? Quindi in questo caso qua diciamo magari, ojalá. Ojalá. Ojalá che tu coma e mi casa. Non so neanche in italiano. Magari che tu mangi nella mia casa. Sì, ok, non so come si dica in italiano, mi viene anche a me. Comunque, magari. Magari tu, magari tu puoi restare, non so. Da mangiare in casa mia. Scusa, no? Non ho capito. Ojalá cosa vuol dire? Magari. 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 Al congiuntivo presente in italiano qua vuol dire, se si traduce letteralmente vuol dire che tu mangi. Sì, infatti. Però magari che tu mangi nella mia casa. Che tu mangi nella mia casa. Vabbè. Tres. Che più sub non mi viene, sujeto uno, mas presente de subjuntivo. Che tengas buen viaje. Fai un buon viaggio? Che tu faccia un buon viaggio? Sì, può essere che tu faccia un buon viaggio, no? Sì, sì. Sarebbe così. Poi qua ci sono alcuni regolari. Alcuni sono regolari. Vediamo. Tengan. Hacer, haga. Aga e poi di conseguenza agamos digan poi salir. Questo qua secondo me vi viene in mente più facilmente perché è un po' simile all'italiano, no? Salir, salga, sì. Quindi questo qua forse vi resta più in mente. Comunque salga. Salgan. Vengan. Pongan. Ok. Che desea Carlos del suo paese? No, ma tanto non è niente di che. Appunto, che desea Carlos del suo paese? Cosa dice Carlos del suo paese? Cosa vorrebbe Carlos del suo paese? E poi gli puoi rispondere che non esiste la guerra, ok? Al toxino. Okay. Vorrebbe che non esistesse, che okay, questo è anche il nostro contatto. Ok, muy bien. Scusa, la frase con ojalá non è che noi in italiano avremmo usato l'imperfetto del subjuntivo, avremmo detto magari tu mangiassi a casa mia? Bravo, sì, è vero, noi potremmo dire in italiano. Sì, noi potremmo dire così. Sì, magari tu mangiassi a casa mia, sì, forse sì, hai ragione, più giusto in italiano. E loro però lo dicono così, al presente. Ma loro non ce l'hanno l'imperfetto? Sì, ce l'hanno, non ve l'ho messo oggi perché ho... Ok, no, perché siccome prima parlava di presente, passato e futuro, pensavo che non avessero l'imperfetto. No, del congiuntivo. Il passato è l'imperfetto. Ah, ok. Comunque, hai avuto pietà di no. L'ultima lezione, perché sennò l'ultima lezione è l'ultima e mettiamo troppo la sarà parola. Per l'ultima lezione. Ecco, va bene. Hai avuto pietà di noi. Se volete lo mettiamo, No, va bene, era solo per sapere. No, ditemi voi. Perché per noi il congiuntivo è presente, passato, prossimo, imperfetto e futuro. Sì. Giusto? No. Sì? No. Presente, passato, prossimo, imperfetto, perfetto, più che futuro. Perfetto. E? Più che perfetto.
Ah, perché versi, io secondo italiano, raga, non me ne ricordo. No, per me è... quindi noi nel futuro non lo mettiamo, scusami. No, no, non esiste il futuro. Non esiste. Ah, ok. Allora sì, esiste. Ok, il passato, il presente, il passato, l'imperfetto, il passato prossimo. Vabbè, allora, la prossima volta mettiamo pure questo, così imperfetto. Così abbiamo quasi tutto, dai. Perfetto, congiunti. Ok, andiamo avanti. Vediamo gli irregolari, totalmente irregolari, diciamo. Vai Silvano, bellissimo. Leggici tutti gli irregolari, vabbè, questi sono da studiare, però almeno ce li abbiamo qua scritti. Vai. Silvano, non ti sentiamo. Silvano, attivi il microfono. Verbos irregulares. Ser, sea, seas, sea. Seamos, seáis, sean. Hacer, haga, hagas, haga. Hagamos, hagáis, hagan. Saber, seba, sebas, seba. Sebamos, sebáis. Sepáis, sepan, sí. Estar, este, estés, estemos, estéis, estén. A ver, haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan, dar, de, des, de, demos, deis, decir, diga, digas, diga, digamos, digáis, digan, ir, vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan, venir, venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, e l'ultima non la leggo. Vengan. Vengan. Muy bien, muy bien. Allora, questi erano un po' gli irregolari. Forse ce ne sono altri, potrebbero anche essere, ma io ho trovato solo questi. Comunque, fate conto che solitamente, vabbè, questi qua sono quelli più usati. Ecco, vi ho messo questi perché ovviamente saber tutti i verbi che comunque usiamo regolarmente, quindi dobbiamo sapere anche come si... diciamo, com'è il subcontinuo del stesso verbo. Ok? Muy bien, ecco qua, quando si usa quindi il subcontivo, vai Tonino. Usos del subjuntivo. Expresar valoraciones subjetivas con construcciones. Impersonales es, está, más adjetivo, adverbio. Es bueno, es malo, está bien, está mal, es importante. Es triste, es necesario, es lógico, es increíble. Es bueno que estudies. Es necesario que la gente proteste. Indicativo. Construcciones impersonales que confirman una realidad. Es verdad, es cierto, es evidente, está claro. Es evidente que Juan está contento hoy. Usi del congiuntivo. Esprimere soggettive di valore con costruzioni impersonali, con es, está, più l'aggettivo o l'avverbio. È buono, è cattivo, va bene, sta male, è importante, è triste, è necessario, è logico, è incredibile. È bene che tu studi. Brava. È necessario che la gente protesti. Indicativo, costruzioni personali che confermano un fatto reale, una realtà. È vero, è certo, è evidente, è chiaro. È evidente che Gianni sia contento oggi. Oggi, bravissimo, giustissimo, perfetto. Questi un po' sono gli usi. Qua è la differenza tra indicativo e subjuntivo. Vai, Carmen! Carmen, non ti sento, sai? Microfono. Microfono, mi sa che ce l'hai ancora disattivo, Carmen, prova a vedere. Federica, Carmen è uscita. Ah, Carmen non c'è niente. Allora. Vai Adriana allora. Sì, indicativo, informar sobre algo. Está corriendo.
Subjuntivo, expresar lo que sentimos, deseos, sentimientos, emociones, valoraciones. Me gusta que corras. Sí, giusto. Verbo de influencia, otra persona haga algo, peticiones, sugerencias, órdenes, prohibiciones, te ordino que corras. Allora, indicativo, informazione sopra qualcosa. No, sopra qualcosa, sì, su qualcosa. Sta correndo, lui sta correndo. Sì. Suggiuntivo e congiuntivo, no? Congiuntivo, sì, sì. Espressare i sentimenti. No? Quello che sentiamo, sì. Sì, esprimere. Sì. Che sentiamo? Desideri, sentimenti, emozioni, valorizzazioni. Valorizzazione se tipo più, come si posso dire, una opinioni, insomma. Sì. Magari avete letto qualcuno di voi, ha detto un altro termine? Oppure, non so, apprezzamenti? Sì, anche apprezzamenti. Giudizi sì. Di valore. Sì, giudizi sì. Di valore, bravo, sì. Ok. Sì, sì, giudizi. Me gusta che corri. Che corri. Valutazione. Mi piace. Mi piacerebbe sì, che tu... Mi piace. No, non mi piace, mi piace che tu corra. Sarebbe letteralmente. Mi piace sì. che tu corra. Verbo di influenza. Altra persona... Ha fatto faccia qualcosa, sì. Petizione se non... Petizione se tipo petizioni nel senso di chiedere qualcosa a qualcuno, no? Richieste. Suggerenze. Scusatemi sì. Che carico il computer. Richieste, insomma. Sì, richieste, suggerimenti, ordini e proibizioni. Sì. Ti ordino che corra. Ok, caricare il computer, se no ci spegniamo. Mi sa che però sono le 4. Allora, non so se ce la facciamo, vediamo. Se no, la finiamo la prossima volta. Vediamo quante saremo. È più tardi. Ma mi spiace, ma cioè, venerdì è sempre un po' un casino per me. Vorrei stare anche di più con voi, ma sono pure bloccato. Vabbè, allora io direi che poi tanto ci mancava solo questa, mi sembra, forse un'altra slide. Adesso volevo vedere. Un secondo. Però era anche qua era fatta abbastanza bene, mi spiace farla veloce così senza che ci capiamo bene. Dai, su. Sperando la prossima volta di iniziare. Sì, poi c'erano due esercizi. Allora, facciamo così. Io gli esercizi ve li metto, ve li lascio nelle slide che vi mando e provate a farli da solo e poi li correggiamo la prossima volta insieme, va bene? Va bene. Non credo che Lorenzo, tu il numero di telefono, ok? Dovete proprio solo mettere il congiuntivo, ok? Quindi è proprio abbastanza semplice, però almeno ci esercitiamo un pochino. Va bene? Va bene.